Ciao a tutti ragazzi. Allora, oggi si doveva andare con Massimo e Silvia a fare il giro del Jouf, del Monte Jouf sopra Magnago. Ma invece poi siamo andati in macchina alle grotte di Prades e dopo vi farò vedere anche il filmato. Perché? Per un semplice motivo. La cara vecchia Torpado è andata. Qua si è fermata una crepa sul telaio, molto importante. Se sì, forza. Si vede anche il gioco. La crepa si è stesa anche qua, ovviamente, per ovvi motivi, perché se cede qua poi c'è l'unico pezzo che tiene questo qui, che è cominciato a creparsi. Dunque, niente, fine carriera per la cara vecchia Torpado. Devo dire che questa bici ha fatto molto di più per cui è stata costruita. Questa è una cross country, nasce come tale, e gli ho fatto fare di tutto, di cui cicloalpinismo, enduro, cose che certamente non fanno bene a un telaio da cross country, perché non è abituato a fare cose così pesanti e difficili. Comunque è durata molto, perché veramente ha tenuto botta per quasi 6 anni, 5-6 anni da quando l'ho comprata. Qui c'è anche una problematica, probabilmente che è nata dopo qualche colpo di troppo preso durante qualche caduta, che deve aver forzato il telaio perché era già piegato. Mi ero già accorto che il telaio era leggermente storto, probabilmente proprio perché durante una delle cadute deve aver preso una botta e si è piegato in questo modo qua, strappando questa parte. Infatti la ruota tende a stare leggermente così inclinata. E poi quando siamo arrivati dalle parti degli Jouf, abbiamo parcheggiato, cominciato a montare la ruota, mi sono accorto che qualcosa non quadrava e poi mi sono accorto, guardando bene, di questo problema qua, che sembrava semplicemente sporco, ma in realtà è una brutta brutta crepa. Domani provo a vedere se me la saldano, ma anche se riescono a saldarla, a ripararlo, non è carriera finita, cioè non è possibile, non torna più come prima, non potrà mai più fare quello che faceva prima. Un telaio saldato non torna, non resiste più, in poche parole, non ha più la stessa resistenza e potrebbe anche non essere riparabile. Niente, fine carriera per la Torpado, e visto che non ho nemmeno un lavoro e non ho i soldi per comprarmi una bici nuova, né un telaio nuovo, niente, ciccia, ci vediamo qua. Tutto qui, ciao.